Allora, questa partita, diciamo, conta più ai fini no, del gioco piuttosto che del risultato. Diciamo, abbiamo ammesso una squadra tale per provare questi ragazzi che comunque, diciamo, si sono battuti alla grande. Era una squadra infarcita di under che Sì. però, diciamo, No, intanto c'è stata l'occasione per vedere i nostri ragazzi, perché parecchi di questi non hanno 90 minuti e poi si è visto palesemente il secondo tempo che non avevano più la forza per poter andare in un certo modo. Sono soddisfatto per come li ho visti determinati, soprattutto poi primo tempo perché abbiamo pure fatto qualcosina per poter fare gol. Loro ovviamente venivano con altre motivazioni, quindi mentalmente avevano vinto in casa con noi, avevano giocato hanno la vittoria con Cotronei, avevano fatto un pareggio con noi che l'hanno raggiunto alla fine. Vengono qua giustamente con un bottino di gol superiore alla cosa, perché giustamente quindi ho avuto l'occasione per poter fare riposare qualche grande e vedere qualche ragazzo per capire il futuro. A quale giocatore dobbiamo puntare? A quale ragazzo? Si è rivisto in campo anche Antonio Mercuri, sì, vabbè, sono due Antonio Sì, Mercuri, intendo attaccante. l'attaccante che ha anche segnato, ora al di là del gol comunque è una pedina importante, no? Un'altra freccia nell'arco, Sono diciamo. contento per il ragazzo perché ha sofferto come un dannato questi 2 mesi lavorando da solo, che non è facile. E trovare la condizione e trovare i ritmi non è facile, quindi questa è stata l'occasione giusta per farlo entrare, perché era l'occasione giusta per fargli prendere i minuti. L'abbiamo recuperato mentalmente, è stato pure bravo a fare gol, quindi questo è un buon segnale per lui e per me di poterlo sfruttare nelle prossime partite, almeno facendogli prendere ritmo e minuti sulle gambe. Ovvio, se recupera come deve recuperare, abbiamo trovato una pedina importante che può darci la grande mano. Certo, ora domenica a Sersale è una partita delicata, vabbè che sono tutte delicate, risponderà, però insomma è in palio in questo momento, no? Eh sì, Sersale sta facendo una buona strada, sta secondo in classifica. Poi troviamo anche l'ex, quindi avranno più motivazione per farci soffrire. Noi dobbiamo andare là come tutte le partite, poi se non ci riusciamo, pazienza, però noi andiamo là per fare il risultato pieno. Sappiamo che abbiamo una squadra in salute, hanno un attaccante che sta segnando senza avere problemi, quindi troviamo una squadra motivata e noi su questo dobbiamo andare a migliorare questa motivazione di fargliela abbassare e poter fare il massimo noi come risultato. Quindi una vittoria che varrebbe doppio, perché oltre a fare classifica farebbe anche morale. Soprattutto morale, la classifica fa la classifica e poi ci avviciniamo anche loro, quindi ti aiuta ad affrontare San Luca e il Reggio Mediterraneo in casa con lo spirito diverso. Perché noi abbiamo adesso 3 partite di fuoco, abbiamo Sersale che è secondo in classifica, poi viene in casa San Luca e poi abbiamo il Reggio Mediterraneo, quindi abbiamo in questo momento le 3 squadre che stanno lottando Le maggiori iniziate, diciamo. Il maggiore iniziale. Il Sersale è stata una sorpresa, è stato bravo Claudio a indirizzarli su questa via, se sarà stato fortunato, non sarà fortunato, però poi alla fine continui i numeri nel campionato, quindi spero di poter vincere a Sersale per poter trovare la vittoria ed affrontare San Luca con lo spirito giusto. Perfetto, allora in bocca al lupo per questo trittico di fuoco. Crepi, grazie. Grazie.